presentazione ufficiale attraverso questa conferenza stampa di Luca Bechi, nuovo coach dell'Allianz Pazienza Cestistica San Severo. Con lui ci sono il direttore sportivo Pino Sollazzo e Michele Gravina. Direttore, parola subito a lei. Allora, intanto buonasera, siamo qui per la presentazione di Luca Bechi. Oggi è il suo giorno, il giorno di Luca come nuovo allenatore della Cestistica San Severo. Sicuramente inizia con lui una nuova era di questa della cestistica, nella quale assolutamente dobbiamo cercare di apportare tutta la nostra positività in questo ambiente, che purtroppo dopo la sconfitta a Roma è comunque un ambiente che dai giocatori alla società, ai tifosi, in questo momento è comunque, insomma, un ambiente dove si può assolutamente riscontrare un certo scoramento, che comunque, come è normale che sia. Però domenica dopo la partita, a fronte di questo scoramento, la società comunque ha deciso che qualcosa bisognava cambiare, bisognava provare a fare qualcosa per cercare di cambiare la stagione. Per cui già prima dell'arrivo a San Severo la società mi aveva comunicato e mi aveva dato mandato di sondare il mercato per portare a San Severo un nuovo allenatore. Lunedì mattina ho iniziato un po' a capire la disponibilità degli allenatori e la nostra scelta è ricaduta su Luca, con il quale lunedì mattina avevo già avuto modo di fare una lunga chiacchierata, dalla quale subito è venuto fuori la grande disponibilità, la grande voglia da parte di Luca, nonostante la nostra sia una situazione assolutamente non facile, di venire qui a San Severo, di rimettersi in gioco e di provare veramente in tutti i modi a cambiare la stagione, perché io credo che comunque questa società lo meriti, perché sta portando avanti un progetto e porterà avanti questo progetto. Lo merita la città di San Severo, lo meritano i tifosi, per cui l'augurio che oggi faccio a Luca è quello di far sì che San Severo possa in questo momento uscire da una situazione difficile e soprattutto che anche per lui sia una grande opportunità di rivincita per poter comunque ritornare nel basket che conta. Quindi un grande in bocca al lupo a Luca, benvenuto nella famiglia giallonera e buon lavoro, coach. Vicepresidente Michele Gravina, come diceva il direttore sportivo, dopo la delusione della partita persa a Costella, la società dà mandato al DS Sollazzo di cercare un nuovo allenatore, segno che questa società, nonostante le mille difficoltà, non si arrende mai e vuole cercare a tutti i costi la salvezza. Sì, confermo che questa è la lettura, questo è quello che è successo domenica. Ovviamente eravamo tutti un po' delusi da quanto avevamo visto in campo, ma insomma, come è nostra prassi, non ci siamo persi d'animo, abbiamo provato a capire da quali punti ripartire. Confermiamo a nome mio e di tutti i soci, degli sponsor, del main sponsor Allianz Pazienza e di tutti gli altri, la volontà di rimanere in questa categoria. Nonostante le difficoltà del momento, la squadra c'è, va aiutata a capire le proprie potenzialità, le proprie capacità. Io approfitto per ringraziare comunque Nicola Spanizzi e Giacomo Piersante per il lavoro fatto in queste settimane, per averci provato con dedizione. Poi, come diceva il nostro direttore sportivo, dopo il mandato a cercare un nuovo allenatore, noi lunedì sera abbiamo fatto un colloquio oramai classico via Zoom con il nostro Luca. Subito siamo entrati in sintonia, insomma, si è ritrovato catapultato con 6-7 soci a chiacchierare di quello che si poteva fare, ci siamo subito trovati. A me ha colpito molto il suo entusiasmo, la sua voglia di mettersi in gioco,
e la voglia di contribuire a salvare l'Allianz Pazienza Cestistica San Severo. Noi ci proveremo fino all'ultimo minuto, l'ultimo secondo dell'ultimo minuto, e non lasceremo nulla di intentato. E i tifosi, vogliamo ringraziare quei tifosi che in queste settimane, in questi giorni ci sono stati vicini, tantissimi. Vogliamo ringraziare anche quelli che ci criticano a volte aspramente, ci serve come stimolo poter crescere, ma siamo convinti che insieme ce la possiamo fare. Benvenuto Luca, in bocca al lupo e andiamo avanti insieme. Grazie. Coach, eccoci. Benvenuto nella nostra famiglia giallonera. Allora coach, io le dico che sono arrivate tante domande sia sui social sia da parte dei giornalisti che ci seguono assiduamente. Io le faccio solo una domanda che può sembrare scontata, ma che in realtà scontata non è, vista l'attuale situazione della cestistica. E la domanda è la seguente: perché Luca Bechi ha scelto di sposare il progetto della cestistica San Severo? Sì, buonasera a tutti. Intanto permettetemi ringraziamenti al direttore e al management tutto che mi ha scelto per questo compito, per questa rush finale di questa battaglia. Quindi io devo dire che essere stato da parte di loro selezionato e comunque nominato capo allenatore mi riempie d'orgoglio, perché comunque conosco da spettatore evidentemente quello che significa per questa città e la pallacanestro. Ero a Montecatini nelle due sfortunate finali, ma a prescindere dal risultato, la passione che si respira in città è una cosa, è ovviamente all'interno della società, è una cosa tangibile, è una cosa emozionante, devo dire. Perché? Perché quando ci siamo parlati, sia la mattina con il direttore che la sera con tutto diciamo, la presidenza completo, ho percepito questa voglia di reagire. Dopo sicuramente una sconfitta che era stata brutta nel risultato, ma anche nel modo, nel senso, prima ha accarezzato la vittoria e poi è arrivata una delusione profonda. Quindi ancora di più mi sono sentito stimolato da questa investitura, perché è vero che siamo avanti con la stagione, ma non è mai troppo tardi per cambiarla. Alle volte basta un tiro, alle volte basta una partita per cambiare l'inerzia. Quindi mi rendo conto che sia una situazione difficile, ma adesso più che mai c'è bisogno di essere coesi e con i fatti, partendo ovviamente dal gruppo squadra, che ho chiesto quando sono arrivato ai ragazzi, e poi la mia tutto. Io sono una persona che preferisce lavorare in campo piuttosto che parlare, però dico che gli avversari, sportivamente parlando, i nemici sportivamente parlando, evidentemente sono dall'altra parte della panchina. Noi dobbiamo fare gruppo e mirare e remare tutti verso un obiettivo. Non dobbiamo autodistruggerci con polemiche in questo momento, puntando il dito, è tutto inutile, pensando che gli altri hanno giocatori migliori e gli allenatori migliori. Non è così, prima di tutto, e secondo, non è il momento di fare questo, è il momento di compattarci. Credo che questo sia un messaggio che magari può sembrare banale, ma è fondamentale. E quello che appunto mi viene da dire dalla testa, ma anche dal cuore, perché comunque si percepisce questa sensazione ovviamente di disagio per una stagione non bella, è che possiamo cambiarla intanto solo noi, e soprattutto veramente in qualsiasi momento. Non è mai troppo tardi, e ho visto, e questo mi conforta molto, sia pur con solo due allenamenti, negli occhi dei ragazzi, soprattutto nell'attitudine al lavoro,
la voglia di scendere in campo per le prossime tre partite e poi per i gironi che seguiranno con grande attenzione, con grande acume, con grande voglia e soprattutto una qualità del lavoro e un'attenzione che mi hanno sorpreso positivamente. Siamo al secondo giorno, il nostro obiettivo è farlo fino alla partita di Ferrara, però le sensazioni sono sicuramente positive. Coach, passiamo subito alle domande dei giornalisti. Beniamino Pascale del quotidiano L'Attacco le chiede proprio, nel suo primo approccio con la squadra e con lo staff tecnico, oltre a quella motivazionale, qual è la leva su cui intende agire? Semplificare il gioco, semplificare per far sì che la concentrazione e l'energia vada in direzione di poche semplici regole offensive e difensive. Quando si è in difficoltà, pensare troppo, tra virgolette, fa male. Quindi poche regole chiare, precise, che tutti che arrivano nella stessa direzione. Ecco, coach, ha risposto involontariamente anche alla domanda di Luca Figuciello, perché Luca Figuciello le chiedeva proprio questo, da un punto di vista tattico, quindi lei ha dato ovviamente la sua risposta. Antonio Giuliani di Basket Inside ci dice: non è equo giudicare un allenatore dopo poco tempo, ma considerando il tempo che stringe, quanto tempo ci vorrà per vedere i frutti del suo lavoro? Dobbiamo vederlo subito da Ferrara, dalla partita dell'11 di domenica prossima. Non è che possiamo pensare di prepararci come a condizioni normali, con un training camp, eccetera, eccetera. Noi lo sappiamo, la squadra lo sa, e quindi fortunatamente qualche giorno c'è, perché ci sono ancora 10 giorni. L'obiettivo è quello di farci trovare pronto per domenica 11. E poi l'ultima di Dante Fallucca di Basket Universo, una domanda che va bene sia a lei ma anche al direttore sportivo: quanto c'è di suo nella conferma di Marco Contento? Allora, Marco io ritengo un buon giocatore, un giocatore che è in grado di fare bene, che ha talento, che ha conoscenza del gioco e ovviamente è un'addizione importante, un elemento importante. Il nostro colloquio è stato chiaro e ho ribadito la stessa cosa al ragazzo. Devo dire che la sua risposta nei due allenamenti è stata ottima. C'è da continuare perché la continuità è quella che poi fa la differenza nella diventare un giocatore solido, però questo è un discorso che si può allargare a tutta la squadra, quindi noi partendo dal singolo ma allargando il raggio, la vision, quindi a 360 gradi dobbiamo farlo tutti i giorni, perché poi in partita dobbiamo farlo per 40 minuti. Questa è una squadra, per la mia osservazione esterna, guardando la partita, che fa 2 minuti, 3 minuti, 4 minuti molto bene, 30 minuti bene e poi si perde. E questa è una cosa che secondo me deve essere aggiustata. Ecco, noi siamo, io personalmente, condividendo con lo staff e con i ragazzi, siamo qui per aggiustare questa cosa e per dare anche quella tranquillità, quel brio, quello spunto che ci può aiutare a vincere una partita, perché spesso, ripeto, sembra una montagna grandissima da scalare, ma basta. Questa è un po' la mia visione. Io non so se il direttore vuole aggiungere qualcosa sulla questione, passo il microfono. Sì, allora io volevo solo aggiungere, a proposito della questione del Contento, che giustamente, come diceva Luca, Marco, ho avuto modo anche naturalmente di verificarlo in questi due giorni, Marco era un elemento importante per questa squadra. Non è mai stato da parte della società messo sul mercato. La nostra volontà, anche decidendo proprio di cambiare qualcosa e quindi attivare la panchina a Luca, presume anche che poi questa squadra non venga comunque smantellata. Per cui
Abbiamo avuto anche altre richieste, non sono stato contento che la società ha rimandato indietro la mittente, per cui, ripeto, al di là delle valutazioni importanti di Luglia, Marco Contento non è mai stato sul mercato, non è stato mai messo sul mercato da parte della società. Rimarrà per San Severo, un giocatore della cestistica San Severo, così come non andrà via nessuno da San Severo, almeno fino al termine della stagione. Abbiamo iniziato con questo gruppo e vogliamo finire con questo gruppo. E con la speranza, così anche come diceva Luca, che questo gruppo possa essere messo nelle migliori condizioni, ma soprattutto nelle condizioni di serenità e tranquillità per poter lavorare e raggiungere insieme all'aiuto di Luca quello che è il nostro obiettivo, che è quello comunque di poterci quanto prima uscire un po' da questa situazione di difficoltà in cui in questo momento la cestistica purtroppo si trova in mischia. Va bene, grazie direttore Sollazzo. Parola a Michele Gravina. Voglio confermare a nome dei soci quello che adesso ha detto prima Luca. Noi domenica sera avevamo di fronte un video: smontare o andare avanti. Abbiamo scelto di andare avanti, questo è valido per tutti i giocatori, per lo staff. L'arrivo di un nuovo e importante tecnico, perché insomma noi abbiamo dato per scontato che tutti i nostri tifosi hanno letto il comunicato stampa in cui abbiamo espresso il lungo curriculum e importante di Luca, ancora non è mio e dei soci che ringraziamo per aver accettato questa sfida. Quindi questa società ha voluto prontamente rilanciare, perché il nostro territorio merita questa categoria difficile, complicata, ma noi ci siamo dati un obiettivo che siamo abituati a non mancare, quindi lo vogliamo a tutti i costi. Approfitto in chiusura per augurare ai nostri tifosi una buona e serena Pasqua, appunto anche un briciolo di fortuna, appunto il rinvio di una partita, è venuto da avere qualche giorno in più per preparare questa partita di Ferrara. Il coach non godrà della presenza di tantissimi tifosi che sarebbero andati a seguire questa partita. Questa cosa dispiace a me, mi dispiace a tutto il movimento del basket, ma insomma auguri a tutte e tutti, auguri anche ai ragazzi, alle famiglie. Ciao. Grazie vicepresidente, grazie direttore sportivo. Coach, lei non lo sa, ma noi ad ogni fine conferenza concludiamo con il nostro motto. Io non glielo dico così, mettiamo alla prova sia il direttore sia il vicepresidente, saranno loro a dirle il motto e poi tutte e tre al vostro tre lo direte. Potete dire qual è il motto, così concludiamo. Non sono le forze anime. Ok, quindi al vostro tre lo fate e concludiamo così. Uno, due, tre, forza! Grazie a tutti.